bello riunirsi e ritrovarsi tutti qui. È un rito che si fa prima dell'esame. Serve a qualcosa questo esame? Non serve proprio a niente. Serve, ma in parte, perché alla fine il voto con cui esce la maturità non è il voto con cui esce dalla tua vita. 5 anni che aspettavamo questo momento di toglierci da mezzo a fare l'esame, quindi tranquilli. Punto di ritrovo, diciamo, è un rito che si fa prima dell'esame e quindi è bello riunirsi e ritrovarsi tutti qui. Qui si riuniscono tutte le classi, le scuole, aprono la bottiglia a mezzanotte, si festeggia. Finalmente è arrivato il nostro momento. Dopo 2 anni di bocciatura. Dopo 2 anni di bocciatura, al quarto anno ce l'abbiamo fatta. Finalmente. Posso chiedere qual è stato il vostro capolavoro, visto che è la novità di questo esame? Capolavoro? Sta cosa del capolavoro, si è capito che cos'è? Alla fine l'abbiamo capito. Quindi che cos'è? Spiegacelo. È praticamente una cosa che ti è uscita meglio nella vita, che non riguarda la scuola, puoi mettere di tutto. Ok, qual è il tuo capolavoro? La mia sanità mentale. Il mio capolavoro? Vabbè, me stessa. Come capolavoro ho portato me stessa. Fiebre di sismo. Purtroppo abbiamo il vulcano di fronte a scuola. Ho sofferto molto a causa del bradisismo. E infatti speriamo che domani durante la prova d'esame possa esserci una bella scossa, così fuggiamo. Il mio capolavoro? Io ho portato un programma generale di quello che ho fatto a scuola. Diciamo che il suo capolavoro non l'ha capito nessuno. No. Serve a qualcosa questo esame? Non serve proprio a niente. Serve, ma in parte, perché alla fine il voto con cui esce la maturità non è il voto con cui esce dalla tua vita. Calma, tranquillità. 5 anni che aspettavamo questo momento di toglierci da mezzo a fare l'esame, quindi tranquilli. Domani finisce tutto quanto e poi la pacchia. Volevo dire che dovete stare tranquilli, che è una stronzata. Passa subito. È solo la fine di un percorso, ma l'inizio della vita. Ma com'è bella? Vegana Barbie, cucina gli neghi. Questo vale come capolavoro, questo qua? Sì. Un messaggio ai professori che vi valuteranno. Per favore, siate clementi. Siate clementi, abbiate compassione, siate caritatevoli, mi raccomando, soprattutto per la seconda prova. Una volta entrati uscirete, quindi state tranquilli. 60 non fa paura e 100 non fa cultura.